Noi abbiamo creato 14 palle gol, 14, non è una frase lunga e larga, molto ce l'abbiamo messo noi perché a un metro dalla porta non possiamo non calciare, il palo interno è sfortuna, la traversa è sfortuna, ipotetico rigore non dato è sfortuna, però ci abbiamo messo anche molto del nostro perché delle palle a un metro dalla porta lì le devi mettere dentro oppure altre scelte sbagliate, ma c'è un episodio incontrovertibile e inconfutabile che ne parlo per tutta la notte, cioè come si fa a non dare secondo giallo a Ciotti, perché lì secondo me è espulsione, quando Di Paolo Antonio ha preso la traversa su Parisi, ma io non dico se è espulsione, ma lì è il secondo giallo e giochiamo 60 minuti in 10 loro e 11 noi. Non ci sono aggettivi. Per me Parisi in questo momento è uno degli esterni più forti d'Italia, tra Serie A, Serie B e Serie C. Allora, perché il gol che fa con la sicula Leonzio, ma sembra che sta giocando Serino, Solofra gioca con una tranquillità incredibile. Poi andiamo a Monopoli e attacca una palla. Oggi ha fatto un gol che ve lo dico io, l'ha fatto Evra in Manchester United Leeds di FA Cup, un giocatore che arriva facendo sombrero e non incrocia, apre, stiamo parlando di un marziano, probabilmente lotteremo fino alla fine con questo spirito a salvarci, otterremo la salvezza e sarà comunque un capolavoro, però rimanere così mi auguro che sia solo un discorso utopistico, perché se dovessimo rimanere così è gravissimo.